In nessuna parte del mondo vi è ordine e Satana regna sui più alti posti, determinando l'andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà a introdursi fino alla sommità della Chiesa. Egli riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile distruggere, in pochi minuti, gran parte dell'umanità. Avrà in potere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E se l'umanità non dovesse opporvisi, sarò costretta a lasciar libero il braccio di mio figlio. Anche per la Chiesa verrà il tempo delle sue più grandi prove. Cardinali si opporranno a cardinali, vescovi a vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma ci saranno cambiamenti. La Chiesa sarà offuscata e il mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun re, imperatore, cardinale o vescovo aspetterà colui che tuttavia verrà, ma per punire, secondo i disegni del Padre mio. Una grande guerra si scatenerà. Fuoco e fumo cadranno dal cielo. Le acque degli oceani diverranno vapori e la schiuma si innalzerà, sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora. Coloro che resteranno in vita invidieranno i morti. In ultimo, allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni evento saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente il Dio e la sua gloria e lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era così pervertito. Importanti avalli ai contenuti del Terzo Segreto di Fatima, in particolare sulla crisi della Chiesa, sul caos che regna nel mondo e sul fatto che il messaggio riguarda anche il futuro dell'umanità, sono stati dati da Papa Benedetto XVI a maggio del 2010, in visita in Portogallo, in occasione del 93° anniversario delle apparizioni di Fatima del 1917. Benedetto XVI ha rilasciato queste importanti dichiarazioni. Le attuali sofferenze della Chiesa, in conseguenza degli abusi su minori commessi da sacerdoti, fanno parte di quelle annunciate nel Terzo Segreto di Fatima. Il Pontefice si professa pellegrino della Madonna di Fatima e dice: la Vergine Maria è venuta dal cielo per ricordarci verità del Vangelo che costituiscono sorgente di speranza per l'umanità, fredda di amore e senza speranza nella salvezza. Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Il Papa, nel santuario mariano portoghese, avverte anche che la famiglia umana è pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo. L'uomo, ha detto Benedetto XVI, ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce a interromperlo. Ma c'è ancora un altro elemento di enorme importanza sugli avvenimenti di Fatima del 1917. Nell'apparizione del 13 settembre, la Madonna aveva promesso: in ottobre farò il miracolo perché tutti credano. E come già detto, il miracolo effettivamente avvenne, il cosiddetto miracolo del sole. Un miracolo che all'epoca e per lungo tempo negli anni successivi è stato visto come una manifestazione soprannaturale e incomprensibile, ma che avrebbe trovato una spiegazione alla luce di nuove rivelazioni nella seconda metà del XX secolo. In quel tempo, Eugenio Siragusa, contattato da esseri provenienti da altri mondi e la stessa Madonna, rivelano infatti che molti prodigi avvenuti durante le manifestazioni divine sono stati compiuti da coloro che sono le legioni angeliche al servizio del Cristo e che Eugenio Siragusa chiamò
gli angeli di ieri e gli extraterrestri di oggi. Si evince anche da ciò che Ratzinger ha divulgato ufficialmente nel 2000 che c'è una presenza extraterrestre. Purtroppo, come abbiamo già detto, è stato occultato il discorso della Madonna, ma nella visione si capisce chiaramente che c'è qualche cosa di extraterrestre. Vengo e mi spiego. Lucia narra, nella descrizione ufficiale della Chiesa, che la Chiesa riconosce, che vede fuori dall'atmosfera il pianeta, vede il nostro pianeta, vede il mondo. Quindi già Lucia stessa si trova fuori dal mondo e lo vede. E fuori dal mondo vede due angeli che versano il sangue dei martiri sul pianeta. Quindi Lucia si trova fuori dal pianeta, ha una visione extraterrestre del pianeta. E quindi è lì che la Madonna gli svela che il nostro pianeta non è l'unico e che l'universo è abitato e che ci sono, oltre che uomini, anche angeli nell'universo. Nel 1917 non c'erano astronauti, non c'erano stazioni spaziali, non c'erano navicelle, nessuno aveva mai visto la Terra fuori dal nostro pianeta. Gli angeli di ieri e gli extraterrestri di oggi. Gli stessi angeli che citava Gesù quando disse a Pilato di essere re. In Giovanni capitolo 18 leggiamo infatti: Pilato a Gesù: dunque tu sei un re? Cristo risponde: sì, lo sono, ma il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, i miei angeli mi libererebbero. Mentre il mondo occidentale, quasi dimentico delle due terribili guerre mondiali da cui era uscito, in pieno boom economico, iniziava una sfrenata, dispendiosa e disumana corsa agli armamenti, provocando quella che sarebbe stata definita guerra fredda, la madre di Gesù parlò di nuovo all'umanità e affidò ancora una volta il suo accorato appello all'innocenza dei fanciulli. Apparve infatti a quattro bambine di San Sebastiano di Garabandal, un paesino della Cantabria al nord della Spagna. Maria Dolores Masson, Giacinta González, Maria Cruz González e Conchita González, domenica 2 luglio 1961, verso le 18, videro per la prima volta Nostra Signora del Monte Carmelo. Così l'hanno descritta le veggenti. Aveva un abito bianco, un mantello di color blu indefinibile. Dalla mano destra pendeva un lungo scapolare scuro. Era bellissima. I capelli castano scuri, divisi da una scriminatura. Il viso era di una bellezza incomparabile e dietro il capo aveva un diadema splendente di stelle d'oro. Sembrava avesse 18 anni. Due giorni dopo, il 4 luglio, Nostra Signora diede alle bambine il primo messaggio di Garabandal. La Vergine disse loro di renderlo pubblico il 18 ottobre 1961. Già il 17 ottobre, sotto una pioggia fitta e torrenziale, erano arrivate a Garabandal tantissime persone, poiché tutti si aspettavano un grande miracolo che non avvenne. Invece ci fu una comunicazione importante. La gente rimase delusa. Questo primo messaggio venne dato a tutte e quattro le ragazzine che lo firmarono e Conchita lo lesse tra il fango e la pioggia. È necessario fare molti sacrifici, molta penitenza, visitare spesso il Santo Sacramento. Ma prima di tutto bisogna essere molto buoni. Se non lo faremo, vi sarà per noi un castigo. Già la coppa si sta riempiendo e, se non cambiamo, il castigo sarà grandissimo.